Benvenuti a questo corso, di questa giornata, questa mattinata, come possiamo chiamarla, come vi piace di più, in cui parleremo di opzioni, ragazzi. E nello specifico parleremo di opzioni, avete visto il cappello americano, ovviamente, perché ci concentreremo soprattutto sull'utilizzo e sul tipo di opzioni americane. La domanda che sicuramente tutta la folla si sta facendo è: cosa c'entra Mirko con le opzioni, visto che ne parla sempre Andrea? Esattamente questo è il motivo. Siccome ne parla sempre Andrea, ogni tanto magari sentire certi concetti che non si riescono a capire, magari spiegati nella stessa maniera ma da una persona diversa, magari riuscite a capirli meglio. E quindi abbiamo deciso di creare questa oretta in cui chiacchieriamo, parliamo di opzioni, quindi non ci sarà niente di specifico, super incredibile, ma chiacchieriamo di opzioni, tanto che vi dico subito che se qualcuno vuole che gli apro il microfono, poi lo farò molto molto volentieri, ok? Così proprio per fare una chiacchierata sull'utilizzo delle opzioni. Vi ricordo che questo webinar è sponsorizzato da AvaTrade. Tra poco ti sentiremo anche parlare in inglese, non scherzare, se vuoi te lo tengo in dialetto milanese, questo sarei capace anche molto bene. Allora, dicevo, iniziamo subito perché vorrei fare una chiacchiera, ripeto, con tutti voi. Quindi, ragazzi di YouTube, nel caso in cui voleste collegarvi anche voi su Zoom e interagire direttamente con me, vi ho messo il link, ok? Qui così almeno potete farlo e venire di là. Se invece preferite tranquillamente rimanere su YouTube, va benissimo così, io vi leggo comunque. Allora, parliamo di opzioni, perché ragazzi, per due motivi. Uno è che questa sera c'è il nostro super evento con Tom Sosnoff e tutti i ragazzi Testi Trade, quindi vi consiglio vivamente, se non siete ancora registrati, di farlo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è perché nel bagaglio di un trader o comunque di un investitore o comunque di qualcuno che vuole fare, creare un portafoglio, non conoscere gli strumenti è una cosa pessima, nel senso che vogliamo in qualche maniera farvi capire, di capire la teoria che ci sta dietro le opzioni. Poi una volta che so che cosa ci sta dietro, posso decidere se mi interessa oppure anche no, non mi interessa, non è un problema. Ciao Raffaella. Quindi ognuno fa quello che vuole, ma se non si ha la conoscenza dello strumento non si può dire la cosa mi interessa o meno, ok? Quindi parliamo di opzioni con AvaTrade, che è lo sponsor, www.avatrade.me.it, se volete aprire anche un conto demo. Poi, più tardi, vi farò vedere anche la piattaforma dell'utilizzo di AvaTrade. Allora, come dicevo, tre motivi, quindi faccio io un'introduzione, una chiacchierata, spiego le cose fondamentali di un'opzione, e poi quello che vi chiederò è, ripeto, se volete che vi apra il microfono, lo farò molto, molto volentieri. Allora, le caratteristiche principali delle opzioni, appunto. Allora, per prima cosa, le opzioni hanno una leva intrinseca. Che cosa vuol dire? Vuol dire che automaticamente comprare o vendere un'opzione, per esempio se dovessimo comprare un'opzione di Apple, lui automaticamente ha una leva, come tutti i titoli americani, di 1 a 100, il che vuol dire che supponiamo che che Apple vale 200 dollari e compro un'opzione 200, proprio di strike 200, poi vedremo cosa vuol dire, quando se sale da un certo punto in poi, esattamente se sale di un dollaro, noi guadagneremo 100 dollari perché la leva è sempre 1 a 100 sui titoli americani. I titoli italiani hanno invece una leva diversa perché ogni titolo ha la sua, sostanzialmente ogni, per esempio Intesa leva 1 a 1000, piuttosto che altre azioni sono uno diverso dall'altro. Di solito i future invece hanno una leva 1 a 1, quindi un'opzione muove l'equivalente di un controvalore di un future. Ok? Quindi più o meno è questo. Mentre nel Forex le opzioni, specie quelle con AVA, una opzione muove 10.000 di controvalore, quindi se sono dollari, euro, dipende da che cosa si va a tradare. Quindi che cosa succede? Che le opzioni hanno automaticamente una leva intrinseca, cioè all'interno io quando compro per esempio una put o una call, automaticamente vado a muovere il capitale corrispondente.
Quindi le opzioni sono uno strumento che permettono di avere un'eccezionale leva intrinseca. Intrinseca perché non la posso decidere. Non è che posso chiamare il mio broker e dire, no, guarda, un'opzione di Apple voglio che valga 20 contratti. No, ne vale 100, punto e stop. Tanto che con le opzioni un money management iniziale è molto importante e fondamentale, perché se ho un titolo come Apple, per esempio, che costa 100 e passa dollari, ovviamente l'equivalente moltiplicato per 100 sono 100%, sono 10.000 dollari di controvalori di movimento. Le opzioni hanno una particolarità che sono molto strategiche, ok? Perché noi paragoniamo sempre l'utilizzo del trading alla dama, in cui posso andare o di qua o di là, mangio qua, mangio di là, quindi long e short e tutto quello che ne deriva. Le opzioni possono essere considerate un po' più come una scacchiera, un pochino più come degli scacchi, ciao Sebastiano, un pochino più come degli scacchi, perché ho la possibilità di aggiustare in mille maniere differenti. Allora, premettiamo una cosa importante. Noi non abbiamo inventato niente sulle opzioni. Cioè, esiste una enorme e incredibile letteratura di opzioni. Sul sito della Trading Library trovate veramente tanto materiale anche in italiano, trovate tanti siti. E sul canale di Opzionetica di YouTube trovate nostri video di Andrea molto, molto fatti bene. Quindi nessuno inventa più niente, è già stato inventato tutto. Ma le opzioni hanno una particolarità molto interessante, che cambiano molto i valori rispetto al timing, rispetto a quando chiudo l'operazione. Quindi le strategie in opzioni sono quelle, non esistono di più. La differenza è quando la apro, come la gestisco, come la copro e come faccio tante operazioni. Quindi sono uno strumento estremamente strategico, perché permettono di fare anche delle combinazioni. Esempio, un'operazione che è rialzista potrebbe anche diventare ribassista semplicemente chiudendo una delle 3-4 operazioni aperte, per esempio. Le opzioni hanno la particolarità di avere una scadenza, cosa che per esempio i titoli non hanno, i futures sì, ma le azioni non hanno. Quindi ci sono tante caratteristiche molto interessanti. E soprattutto, se vado in acquisto, ok? Se vado in acquisto o se creo delle combinazioni di opzioni con pari acquisti e vendite, ho un money management sempre incredibilmente preciso, perché se compro per esempio una call, faccio un esempio, poi vedremo cosa sono, di cosa stiamo parlando, se compro una call, il premio che pago per acquistarla è la massima perdita, sempre e comunque, qualsiasi cosa faccia il titolo. Cioè, se io compro un'opzione, per esempio, sul Bitcoin, che quando valeva 60.000 e la pago 1.000 euro, faccio un esempio, se anche il Bitcoin va a zero, comunque la perdita è sempre di 1.000. Quindi, da un punto di vista di money management, diventa veramente molto interessante, perché questo ci permette in maniera incredibile di essere molto precisi su quello che andiamo a fare come money management. Ok? Ragazzi, ci sono domande fin qua? Ditemi se c'è qualcosa, se qualcuno, ripeto, vuole che gli apro il microfono anche per fare due chiacchiere, lo faccio sempre molto volentieri e tutto. Quindi, partiamo. Siamo sempre, ripeto, ragazzi, dal punto di vista di molto easy, ecco, ovviamente. Ok? Allora, detto questo, andiamo a capire cosa sono le opzioni. Allora, le opzioni sono semplicemente, poi semplicemente ovviamente è un parolone, dei contratti, ok? Dei contratti che vengono fatti con una controparte. Quindi ogni contratto, per definizione anche legalese, tecnicamente, ha sempre una controparte. Mica non potrò fare certo un contratto con me stesso. Cosa faccio? Mi obbligo a fare qualcosa? È ovvio che lo faccio se lo voglio fare, se no no. Quindi le opzioni sono sostanzialmente un contratto. Questo contratto serve perché quando voglio fare trading, e non parlo solo del mercato finanziario, ma parlo anche di azioni, di immobili, qualsiasi altra cosa, cioè le opzioni nascono dal mercato immobiliare, andiamo semplicemente a negoziare dei contratti. Quindi l'opzione negozia un contratto. Quindi quando io compro e vendo, faccio un esempio, così diventa più semplice. Supponiamo che io faccio un contratto, un contratto con Chiara, che è qui davanti a me, e sostanzialmente in questo contratto diciamo che lei pagherà le vacanze questa estate. Ok? Abbiamo deciso di fare questo. Cosa succede? Andrea
dice, ah, no, aspetta, quando arriva dice, no, voglio farmele pagare io le vacanze, però ormai io il contratto ce l'ho con Chiara, giusto che mi paga a me le vacanze. Allora io potrei andare da Andrea a dirgli, ma io te lo vendo questo contratto, giusto? Se io ti vendo il contratto, che cosa succede? Che Andrea guadagna, se dice, vabbè, ma le vacanze costano 3.000 euro, tu mi dai il contratto a 1.000, è vero che ho speso 1.000, ma ho le vacanze a 3.000 euro pagate. Quindi i contratti che si chiamano in gergo tecnico dei derivati, perché non è il titolo, non vado a contrattare, non vado a comprare e vendere le vacanze direttamente, ma vado a comprare un contratto collegato alla vacanza, ok? Possono fare questa cosa. Mi chiede Raffaella, Mirko, ma non sono state vietate le opzioni in Italia? No, sulle opzioni binarie, che sono una cosa completamente diversa, che era una truffa legalizzata. Che anche noi avevamo fatto un po' di webinar, un po' di corsi tanti anni fa per far capire che era meglio non usarle. Abbiamo scritto un capitolo del libro per far capire che era meglio non usarle. Ma le opzioni sono derivate, sono uno degli strumenti più tradati del mondo, assolutamente no. Le opzioni muovono milioni e milioni di dollari tutti i giorni. Quindi la differenza tra fare trading sul prodotto, quindi compro o vendo le vacanze, e la differenza invece di fare trading sul derivato, che è un contratto. Quindi l'unica cosa importante da capire è che magari il contratto muove di più, nel mercato italiano il mercato americano muove molto di più di una sola vacanza. Le opzioni sono dei contratti che si riferiscono, appunto, da qui la parola derivati, a dei titoli sottostanti, possono essere qui sottostanti cosa? Azioni, ETF, indici, future, tutto quello, allora qualsiasi prodotto che ha delle caratteristiche particolari, sono opzioni, sono opzioni, ok? Sono opzionabili, i prodotti mi sembra che devono avere una certa quantità di un certo prezzo, mi sembra sopra i $3, adesso non mi ricordo più com'è il mercato americano, ma noi quelle robe lì non le tradiamo, quindi non me lo ricordo. In ogni caso, tutti i prodotti hanno i derivati da poter andare a investire. Allora, le opzioni in tanti le demonizzano, in tanti le amano. È esattamente, ragazzi, l'opzione è esattamente come una pistola. Posso utilizzarla per difendermi e per andare a divertirmi al poligono come faccio io, oppure può essere utilizzata per ammazzare qualcuno. L'utilizzo che ne viene fatto, ok? L'utilizzo che ne viene fatto è dipendente da chi lo usa. Quindi noi con le opzioni, per esempio, domani farò questo webinar mensile con WeBank in cui stiamo utilizzando delle opzioni utilizzate dal mese di settembre ad oggi. Abbiamo fatto tutte operazioni profittevoli con un rischio ridicolissimo. Quindi abbiamo utilizzato la pistola per divertirci e non per ammazzare qualcuno. Le opzioni sono uno strumento regolamentato, chiedono, dipende se il sottostante è regolamentato. L'opzione su Google è regolamentata, l'opzione sul euro-dollaro, no, perché il prodotto non è regolamentato neanche il sottostante. Se invece vai sull'opzione, se invece vai non sull'euro-dollaro, ma sul future dell'euro-dollaro, dell'euro che invece è un prodotto regolamentato, allora sì che diventa un prodotto regolamentato. Ok? Perfetto. Quindi le opzioni si possono usare su tutto. Quindi il contratto è l'opzione, mentre il prodotto a cui il contratto si riferisce si chiama sottostante. Quindi l'opzione si chiama o il derivato o il sottostante. Perché si chiama derivato? Perché derivato del latte, per esempio lo yogurt. Quindi cosa succede? Che il prezzo non deriva dallo yogurt, il prezzo che sale o scende lo yogurt non deriva dai fermenti latticini che producono, ma deriva dal prezzo del latte. Quindi l'opzione ha determinate caratteristiche. Come si fa a capire qual è il valore dell'opzione? Uno dei parametri fondamentali è che deriva dal contratto, dal contratto primo. Quindi faccio un esempio, se prendiamo il derivato di Google, che è l'opzione su Google, uno dei parametri per dare il valore dell'opzione è quanto vale Google. Quindi è derivato dal prezzo del titolo. Ok? Pietro dice, vorrei fare un altro esempio. Supponiamo che io creda che il BTC USD prima o poi risalga. E colga l'occasione, ora sono a 3.008. Cosa devo fare? Comprare una call a 6 mesi e incassare e poniamo invece un altro, oppure dovrei fare? Aspetta che te lo dico. Facciamo che ne parlo quando ho spiegato cosa sono le opzioni. Hai già fatto una domanda troppo avanti. In ogni caso, con le opzioni noi abbiamo fatto un corso che trovate sul sito di Opzionetica che si chiama Cryptoption,
che è un corso dedicato solo a strutturare esattamente questo che dici tu, Pietro. Non è così semplice, poi vedremo un attimo cosa si può fare. Ti do le varie opportunità così capisci cos'è meglio, però alla fine, non adesso perché è un po' presto. Cioè, inteso, non so quanti ne hanno qua. La metafora mi sembra la Tarantino. Esistono due tipologie di contratti di opzione. Le opzioni call, che vengono nominate opzioni rialziste, e le opzioni put ribassiste, per semplicità. Poi è ovvio che se vado a comprare una put è un'operazione rialzista, se vado a vendere una se vado a comprare una call è un'operazione rialzista, se vado a vendere una call diventa ribassista, quindi dipende, ok? Quindi le opzioni sono contratti, e come contratti noi li abbiamo, appunto, riassumiamo sui vari prodotti. Quindi questa è l'opzione, questo è il sottostante, e delle opzioni abbiamo call e put, ok? Quindi questo è un riassunto delle prime cose che abbiamo chiacchierato. Fino qua c'è qualche domanda, ragazzi? Sia da YouTube sia da Zoom. Siamo in diretta sia su YouTube che su Zoom, mentre stasera saremo in diretta solo su Zoom, ragazzi, quindi iscrivetevi, eh? Tutto ok, perfetto, ditemi se c'è qualche domanda, se no io vado avanti. Allora, andiamo a prendere un'altra presentazione. Sempre io gli sto rubando tutte le presentazioni ad Andrea, sappiatelo, quindi non c'è niente di creato da me, però dovrete, poi vi chiedo se gentilmente sul gruppo mi fate a me i complimenti per aver fatto delle ottime slide. Invece le ha fatte tutte Andrea, io non sono capace di fare le slide, però chi se ne frega, almeno si arrabbia un po', no? Cioè, se no diventa troppo, come si chiama? Se no diventa troppo serio questo corso, no? Dobbiamo divertirci anche un po'. E che cavolo, non credete? Va bene, va bene, va bene. Allora, opzioni call. Prendiamo sempre, parlo velocemente, poi c'è tutto quello che volete sul sito di Opzionetica, però voglio prepararvi al meglio per stasera, ovviamente. Supponiamo che, scusate, abbiamo detto che il mercato delle opzioni deriva dal mercato, dal mercato immobiliare. Quindi prendiamo il mercato immobiliare, prendiamo la casa, per esempio, c'è Raffaella, proprietaria di questa casa, che ha un prezzo di 100.000 euro, ok? Che abbiamo concordato 100.000 euro. Vado da Raffaele e dico, ciao Raffa, va bene, 100.000 mi piace questa casa, ok? Tutto a posto? Va bene. Ho un problema, mi si sbloccano dei fondi tra qualche mese. Me la puoi tenere via fino a un determinato periodo, che per esempio può essere fine settembre. Quindi io e Raffaella ci mettiamo d'accordo che lei fino a fine settembre la casa la tiene a me. Non la vende, non la può vendere, ok? La lascia a me, nel frattempo la può usare, può farci quello che vuole, ma 30 di settembre mi deve dare sta casa, può darmi questa casa a prezzo 100.000. Quindi questa è l'operazione che voglio fare. Allora, cosa succede? Succede che io vado da Raffaella, lei mi dice, sì, va bene, ciccio bello, tesoro della zia, ma non è che bastano le chiacchiere, bisogna mettere qualcosa per iscritto. E quindi creiamo un contratto. Contratto, per esempio, quindi sono maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, facciamo ottobre, così avevamo scritto 6 mesi, quindi a posto settembre, ottobre va bene lo stesso, e mi dice, Mirko, io te la tengo via, anzi, non mi dice Mirko, dice, tesoro della zia, io te la tengo via la casa, però tu mi paghi per tenertela via, cosa vuoi che ti faccio un servizio così gratis? E dico, ovviamente, perché il contratto di opzione viene fatto in questa maniera qua. Cosa vuol dire? Che il contratto tra me e Raffaella dice che tu non la vendi, cara Raffa, ma io ti pago per tenermela via. È un po' come quando vai dal fruttivendolo e gli dici, ascolta, ti do 5 euro, tienimi via le carote più belle, che ne so io, le zucchine, i cetrioli, le patate, le banane, che ne so io. È chiaro questo discorso? È chiaro, ragazzi, sto discorso? Quindi questo funziona in questa maniera. A questo punto, cosa sono gli scenari possibili a scadenza tra quando arriva a 100.000, quando arriva la scadenza, cosa può essere successo? Cerchiamo di capirlo insieme. Scenario 1, il mercato delle case è sceso perché davanti alla casa di Raffaella, quel famoso terreno non edificabile fino al giorno prima, è diventato edificabile, hanno costruito degli appartamenti bellissimi che vendono a meno del suo prezzo, e quindi ovviamente quello che succede è che
vendendoli a meno del prezzo di quello che vende Raffaele, il prezzo della casa di cui siamo, abbiamo deciso di pagare 100.000, comincia a scendere, ok? È chiaro questo scenario? Cioè il mercato scende. Supponiamo che il valore della casa da 100.000 passi a 80.000 euro. Io, domanda, io alla scadenza che ho il contratto in mano, secondo voi eserciterò il mio diritto di comprare la casa a 100.000 euro, che ne vale 80, secondo voi? Lasci il premio, esatto, no, non la voglio la casa che valeva 100.000, purtroppo è scesa 80, è ovvio che non la voglio. Ma qual è la mia perdita? Cioè, se avessi comprato la casa subito da Raffaella, avrei perso da 100.000 a 80.000, giusto? 20. Ma avendo comprato l'opzione, qual è la mia vera perdita in soldoni? Domanda? Quindi il contratto lo straccio e perdo solo il premio dell'opzione. Quindi quando prima mi chiedeva ma ha senso comprare un'opzione sul Bitcoin pensando che salga? La risposta è assolutamente sì, può avere un senso se pensi che salirà perché hai una massima perdita garantita dal valore del premio dell'opzione e invece il titolo che se sale guadagna esattamente come hai come se avessi il titolo in mano o il Bitcoin in mano. Raffaella dice una cosa intelligente, basta chiacchiere, voglio i miei soldi. Va bene, mi sembra giusto. E allora perché non ti metti a vendere opzioni? Tu potresti comprare Google e vendere le opzioni su Google o magari su un titolo che è molto, molto meno volatile di Google. Chi ti dice di non farlo? È l'operatività di comprare un titolo e vendere delle opzioni call un po' più sopra, è la famosa covered call, famosa strategia spiegata dappertutto, cercate su Google, trovate qualsiasi cosa, ok? La differenza è che quando io vado a vendere qualcosa, si dice andare a vendere del premio, perché questi soldi, che cosa succede? Piano piano vanno dalla mia parte. Allora, dicevo, ma attenzione che se il prezzo della casa sale, scende, va di là, io, come abbiamo detto per le vacanze di cui parlavamo prima, questo contratto di opzione è un contratto che posso comprare e vendere sul mercato. Quindi se vedo il giorno dopo che cominciano i lavori davanti a casa della Raffaella, che voglio comprare a 100.000, non è che aspetto, non è che sono un babbalozzo che aspetto i 6 mesi e alla fine perdo tutti i 3.000 dollari, ok? Io torno il giorno dopo e dico, scusa, ho sbagliato, scusami, non la voglio più la tua casa, ti ho pagato 3.000, me ne ridai magari 2.000 e io ti ridò il contratto e tu sei libera, la casa la vendi a chi vuoi. Questo succede sul mercato finanziario. L'errore spesso che si commette è pensare che l'opzione debba essere tenuta fino a scadenza. Assolutamente no. Si può comprare, si può vendere, si può tradare long short su, giù, destra, sinistra, come si vuole. Ok? È chiaro questo concetto? Quindi lo scenario peggiore è quello che il mercato crolla e noi perdiamo 3.000 euro, giusto? Bene. Scenario 2, il mercato sta fermo o sale. Per esempio, sale e invece davanti a casa che stavano iniziando a costruire ed è per quello che valeva così poco, si fermano i lavori perché fallisce l'impresa. Quindi ce ne sono poche di case e tante la vogliono. Il prezzo da 100.000 sale a 150, anzi a 200.000, il doppio. Bene, lì Raffaella gli girano un po' le palle perché ovviamente si è impegnata a pagare, a vendermi la casa a 100.000. Può rifiutarsi? No, perché solo chi compra il contratto ha il diritto di poter decidere cosa fare, mentre chi vende ha l'obbligo di fare quello che dice chi ha comprato. Sì, ok? Quindi in questo caso cosa succede? Prezzo di 100.000 vale 200.000. Domanda. Quanto darò di soldi a Raffaella il giorno della scadenza dell'opzione? Gli darò i 100 o
o i 100 o i 3.000 sono già stati dati come anticipo e quindi diminuì, quindi do solo 97 secondo voi. Quanto le do? Quanto le do a Raffaella? Francesco dice 100, Robby dice 97, 100. Vediamo cosa dicono anche i ragazzi da YouTube che hanno qualche secondo di ritardo, quindi ancora stanno pensando. Mario dice 97. Allora, la risposta giusta è 100, perché i 3.000 che abbiamo dato in questo esempio sono il prezzo del contratto, non c'entra nulla con il sottostante. I 3.000 che io pago non sono di anticipo, ok? Non sono di anticipo, sono per la creazione del contratto. È il diritto che pago di decidere se voglio o no la casa tra 6 mesi. Quindi l'opzione è indipendente dal sottostante, ok? Cioè il contratto si trada in maniera automatica, in maniera indipendente dal contratto. Quindi a Raffaella io ho pagato 3.000 euro alla stipula del contratto di opzione e quei soldi, se vengono lasciati scadere, se quell'opzione è lasciata scadere, saranno comunque di Raffaella. Alla scadenza io deciderò, visto che ho comprato il contratto, se voglio o no la casa. Se la voglio, toi 100.000, non la voglio, ho perso solo al massimo i 3.000. È chiaro il discorso? Molto bene. Le opzioni put invece sono esattamente opzioni opposte, cioè vuol dire che quando io non se io vendo un'opzione put, non mi impegno a vendere qualcosa a un determinato prezzo, ma a comprarlo a un altro determinato prezzo. Quindi supponiamo che ci sia un contratto di un prezzo che voglio comprare qualcosa, posso comprare, non so, un orologio 80.000 euro, scadenza un anno, premio 5.000. Lo scenario è che io, se vendo l'opzione, ok, mi impegno a comprare il titolo a un determinato prezzo e non più a venderlo. Quindi l'opzione, se supponiamo che io vendo una put a 10.000 dollari sul Bitcoin, ok, vuol dire che io mi sto impegnando a comprare a 10.000 dollari il Bitcoin entro la scadenza. La domanda è: chi l'ha comprata, che ha il diritto di fare questa cosa, domanda quando mi darà il premio? Quando mi dirà sì, Mirko, devi comprarlo? Solo se vale meno, perché se vale di più, col cavolo che me lo fa comprare a un prezzo così basso. Quindi, come vedete, l'opzione put è esattamente l'opposto dell'opzione call. Domande? Riassumiamo quanto detto in questa slide, che come vedete le ho fatte molto bene per questo corso. Scusa? Ho fatto delle bellissime slide, mi hanno già fatto i complimenti, quindi vi ringrazio. E il contratto d'opzione. Ti porto un caffè? Grazie. È arrivato Andrea, ditegli qualcosa, no? Che belle slide! Le ho fatte bene sto giro, Guarda eh. come le hai fatte bene, guarda che belle, piene di maiuscole. Oh, tutte, guarda, anche con l'accento giusto, Con con l'apostrofo, l'apostrofo, sì, tutto. il corsivo, che bello, Le parentesi bravo. senza gli spazi dopo, tutte queste cose Fantastico. belle. Allora, questa operazione, questo foglio, che di solito quando facciamo i corsi in sala lo stampiamo e lo diamo a tutti, Stampato tra l'altro vedi? sulla pergamena antica del 1500 in carta di pecora proprio. Sì, Ecco. assolutamente. Nicola, sì, lo so, adesso faremo un corso accelerato. Ma dovete vedere quelle di stasera! Anzi, devo portarle. Vedi che tutti chiedono di farle fare a me le slide. Allora, dicevamo, questo riassume un po' tutto, ragazzi, tutto quello che abbiamo detto fino adesso, quindi un contratto d'opzione dà diritto a acquistare o vendere, quindi call o put, il bene sottostante, e diamo il nome al bene che potrebbe essere Google, per esempio, Apple o quello che è,
scadenza, perché l'opzione ha sempre il, se è un'opzione call o put, un sottostante, la scadenza e il prezzo a cui decidiamo di fare l'operazione, che si chiama lo strike. Quello che io pago se acquisto o incasso se vendo si chiama premio, ok? Quindi supponiamo di acquistare una call o di vendere una put su Apple, scadenza, strike, premio, firma del compratore, firma del venditore, ok? Questo è un po' il tutto. Le quattro operazioni fondamentali delle sulle opzioni sono comprare una call, comprare una put, vendere una call, vendere una put. Stop. Questo è tutto, non c'è altro. Queste sono le quattro operazioni base. Niente di meno, niente di più. La cosa bella è che la combinazione di, non so, comprare una call, vendere una put, comprare in scadenze, tempi e strike diversi, mi dà vita alla strategicizzazione di questo tipo di mercato, ok? La cosa bella delle opzioni è proprio questa, il fatto di creare, ovviamente, delle combinazioni sul mercato, ok? Questo è fondamentale. Va bene. Cos'è il premio? Perché viene detto $3 in questo caso? Il premio è il prezzo del contratto, cioè il suo valore, quanto abbiamo detto, incasso o vendo, e la vera proprio quantità di denaro che dobbiamo sborsare se vogliamo comprare o incassare se vendiamo. Lo strike, che non è quello del bullying che fate quando andate a giocare con gli amici, è il contratto di opzioni, mi dà il diritto o mi fa vendere il diritto di comprare il sottostante a un determinato prezzo. Quel prezzo che viene deciso si chiama appunto strike. Lo strike, va bene, andiamo avanti perché non ha molto senso. Ok. Ok. Ecco, questa invece è una cosa molto interessante perché se un titolo vale 100, la domanda che noi dobbiamo farci è: ma hanno più valore le opzioni più lontane dal prezzo o quelle più vicine allo zero, lontane verso l'infinito o vicine? Allora, prendiamo un titolo che vale $100, esattamente questo. L'opzione a $100, quindi se io mi decidessi Apple vale $100, alla scadenza a ottobre abbiamo la scadenza appunto di Apple, $100, quanto vale l'opzione? Che in gergo tecnico, se io vendo, come ho fatto prima, la casa a 100 che vale 100, si chiama at the money, ok? Tutto quello che vendo a un prezzo più alto di una call si chiama out of the money, cioè vuol dire che a un prezzo che non lo comprerei, detta molto più semplice. Se invece ha un prezzo che deve scendere perché io voglio, perché io se scende perde, sostanzialmente diventa in the money. Quindi supponiamo che a $100 scadenza settembre mi paghi $1.50. Più vado lontano, cioè più sostanzialmente mi impegno a comprare a un prezzo più alto, più automaticamente il prezzo diminuisce. È chiaro a livello mentale questo concetto? Cioè la casa di Raffaella che vale 100, se io mi impegno a comprarla a 100, ok, avevamo detto 3.000, ma se io mi impegno a comprarla a 110, cioè penso che il mercato salirà molto, col cavolo che le do 3.000 euro, magari le do 200 euro per tenermela a un prezzo così alto. È chiaro? Invece se la posso comprare anche a un prezzo più basso, ok? Quindi vuol dire che la sottovaluterò, che Raffaella mi chiederà più soldi, ovviamente, piano piano, sempre di più, fino ad arrivare a dei prezzi ovviamente assolutamente inutili. Come abbiamo appena detto, at the money è il prezzo attuale, out of the money, cioè fuori dai soldi, giusto il gergo in italiano, e dentro i soldi, fuori dal prezzo, dentro al prezzo, ok? Questo è fondamentale. La put è esattamente opposta. Come vedete, l'out of the money fuori dal prezzo è verso sinistra, l'in the money è verso destra. Bene, domande ragazzi fin qua? Che belle slide. Proprio belle, belle. Infatti hanno fatto tutti i complimenti a me. Grazie ragazzi, ve l'avevo detto prima, avete fatto proprio bene, bravi.
No, perché sono tutti un po' stronzetti, perché gli ho detto prima, guardate che gli ho rubato tutte le slide al Vaturi, gli ho detto, e quando arriva fatevi i complimenti, e l'hanno fatto. Bravi, bravi, no, no, ma tranquilli. Giustamente Chiara dice, sei il mastro impaginatore. Dicevamo. Esatto. Ok, quindi questo è un attimino call e put. Tutto chiaro fin qua? O avete bisogno di qualche spiega delucidazione? Bella spiega delucidazione. Bella spiega delucidazione, no? Ok? Domande? Dai, datemi, ditemi se è tutto chiaro o che cosa. Allora, un secondo solo. Quindi, facendo un piccolo riassunto, sui broker di solito... Oh, Francesco dice, le slide, grazie a Andrea di averle fatte, ma come spiega Mirko, Andrea non spiega. Ovviamente, ovviamente. Comunque, eccolo qua, questa è la visualizzazione dei valori, ma adesso che abbiamo capito cosa sono le opzioni call e cosa sono le opzioni put, la cosa più interessante è andare su una piattaforma che ci fa vedere queste operazioni, ragazzi, Sì, me l'hai... Sì, quelle... tu hai usato quello demo che usiamo di solito. Questa è una piattaforma AVA Option in cui potremmo vedere tutto quello che abbiamo di cui abbiamo parlato fino adesso. Ok? Sì, Andrea, quello che mi porta il caffè, sì, è il mio schiavo preferito. Ok? Questa è la piattaforma di AVA Trade. Per esempio, vedete, qua guardiamo un po' di opzioni sul mercato. Adesso anche su, ma le hanno messe su S&P? Le opzioni ancora no, il sottostante sì, funziona bene. Ma le opzioni, ma inteso, si vedono e non si possono tradare no, o neanche? No, ci sono ancora. Ah, ok. Come vedete, a breve verranno messe le opzioni anche su S&P, sul Nasdaq, sul Dow Jones, Nikkei, FTSE 100, sul DAX, su tutti gli indici. Per ora ci sono le opzioni sul mercato valutario, ok? Però è uguale, anche il crude oil avremo la possibilità di farle. Quindi vi consiglio su avatrade.me.it, mi come Milano, avatrade.me, registratevi, aprite anche un account demo di AVA Option e cominciamo a divertirci un po' con questa piattaforma che è molto valida. Allora, andiamo a prendere per esempio una valuta euro-dollaro, che è quella che conosciamo un po' tutti. Ovviamente questa è una piattaforma più per le opzioni che per tutto il resto. Quindi cosa facciamo? Andiamo intanto a vedere la possibilità di vedere candele, barre, linee, che nasce, tutto quello che vogliamo. Questo è un minuto, andiamo a prendere ovviamente il giornaliero, che è più sicuramente più interessante. Ok? Quindi questa è operatività, posso anche poi metterlo giornaliero e tutto il resto. Allora ragazzi, qua in questo momento noi stiamo lavorando sullo spot, cioè vuol dire sul mercato euro-dollaro. Non c'è il Bitcoin qua. Devi usare un'altra piattaforma. Quindi abbiamo il nostro bellissimo euro-dollaro e che cosa ci dice la piattaforma? Ci dice, caro Mirko, guarda qua, se comprassi euro-dollaro, ok, e nello specifico 100.000 dollari, vedete qua, posso decidere meno, 90, 80, fino a 10, questo sarebbe il profilo di guadagno e di perdita, cioè normale, no? Compri 100.000 dollari, come 10.000 dollari, se sale e arriva dal punto in cui siamo adesso, che è 1,2193, e andiamo fino a 1,24, e arrivasse a 1,25, equivalentemente guadagneresti 267 euro, giusto? È molto semplice. La cosa bella è proprio questa che ci fa vedere i guadagni in funzione del movimento del mio titolo, con la se metto ovviamente una quantità di 1 milione di dollari, qui guadagnerei 26.000 dollari, 26.000 euro. Quindi la piattaforma è molto utile. Questa è una piattaforma, però abbiamo detto, questo payoff, certo in real time ovviamente. Questo cosa succede però? Qualche problema ha questa piattaforma? C'è questa visualizzazione che per il titolo non serve assolutamente a niente.
perché è ovvio, ragazzi, che io se compro o se vendo qualcosa a qualsiasi valore è su e giù in questa maniera. L'opt qua diventa molto interessante perché se vado nella sezione spot e vado invece nella sezione call put, vedete che ci sono le opzioni, per esempio call, facciamo un esempio, mi fa vedere esattamente quello che succede sul mercato se io comprassi o vendessi un'opzione call. Cioè se, se sono dalla parte del compratore o del venditore. E mi fa vedere il profilo, si dice, di questa operazione. Esempio, la casa famosa di Raffaella. La compro e io come compratore sostanzialmente, cosa faccio? Io comprerò una opzione, giusto? Cosa mi aspetto? Mi aspetto che se il mercato crolla, quanto posso perdere al massimo, abbiamo detto? Vi ricordate? Vi ricordate quanto posso perdere al massimo? Il premio esattamente. Quindi, sono sui CFD. Però, cosa succede? Che qua mi dice, attenzione caro Mirko, che questa opzione, poi andiamo a vedere qual è, mi paga un premio di 30, mi costa 32 dollari, 2 euro, scusate. Quindi al massimo l'operazione può perdere questo, e vedi che qualsiasi cifra io vado a visualizzare fino a zero, può andare anche a zero l'euro-dollaro, vedete? Perdo sempre al massimo solo questa cifra, perché è il premio dell'opzione. Mentre se dovesse salire, sale praticamente linearmente come il mio titolo. È chiaro questa cosa? È semplicemente la trasposizione finanziaria di quello che abbiamo visto prima con la casa. Però è molto, è visualizzata molto bene, secondo me, lo vedete qui, ok? Questo è praticamente, si chiama diagramma di payoff, ok? Questa ovviamente è una piattaforma specializzata per le opzioni. Bene, ma non abbiamo dato la scadenza, ovviamente, a questo. Allora andiamo e vedete qua, expiration date, mi dice, guarda Mirko, quale scadenza vuoi? Ah, io vorrei una scadenza a 3 mesi, quindi metterò 3 mesi, scelgo la data, applico, e quindi qua il premio ovviamente più è lontana nel tempo, più costa, giusto? E quindi vedete che costa di più. E quindi mi impegno per 130 euro, ma ho più tempo perché l'operazione va dalla mia parte. È chiaro? E se volessi vendere un'opzione più in alto, cioè impegnarmi a un prezzo più alto, guarda qua, sposto la call a un prezzo più alto, vedi? Mi impegno a comprare a un prezzo più alto, quindi costa meno, esattamente quello che abbiamo detto. Se invece vado a un prezzo più basso, ovviamente costa di più, perché il titolo già è dentro a quel valore. E questa è solo la call. La cosa bella della piattaforma, in questo caso, è che non ha solo call e put, ma anche operazioni automaticamente preconfigurate. Supponiamo che io voglia un'operazione dove penso che l'euro-dollaro stia fermo per 3 mesi, non si muova. Benissimo, allora io cosa faccio? Prendo per esempio un Iron Condor, per esempio, e costruisco una cosa di questo tipo e dico alla scadenza, se rimane tra questi due valori, io guadagno, fuori da questi due valori, io perdo. Questa è la bellezza della combinazione delle opzioni, che io posso decidere il profilo di profitto. Penso invece il contrario, che l'euro-dollaro si muoverà molto. Ok? Penso che sicuramente si muoverà. Allora, al posto che in vendita la faccio in acquisto. Eccola qua. Ho una perdita di 180 euro se rimane ferma. Se sale e arriva fino circa a 1,24 vado in pari, sopra l'1,24 guadagno. Se addirittura il massimo del profitto ce l'ho sopra a questo a 1,24.
ce l'ho a 1,27. Ok? Non mi piace, no, no, perché scusa, no, assolutamente, secondo me non arriva così là, posso spostare e in real time mi vengono dati sostanzialmente i payoff di come andrà a scadenza. Quindi io posso prevedere in maniera precisissima guadagni, perdite e cosa succede esattamente in funzione di dove si muove. E la cosa bella è che lui potrebbe stare qui in mezzo fino all'ultimo giorno. L'ultimo giorno muoversi molto forte, arrivare qui e io vado in guadagno totale. Ok? Esatto, Pietro, corretto. Se io decidessi di pensassi che facciamo finta che questo non è l'euro-dollaro, ma è il Bitcoin, e voi pensate che il mercato sale, potrei decidere di comprare una call, vedi? Così. Metto la scadenza, decido il premio, il prezzo qua, e qualsiasi cosa succede, male che vada, perdo il valore del premio, male che vada, e invece posso guadagnare eventualmente linearmente. Ci sono tantissime combinazioni, per esempio, pensi che salirà molto, per esempio, potresti anche crearti una risk reversal, dove vedi che man mano che sale guadagni di più. Per esempio, ce ne sono, ragazzi, tantissime di operazioni che si possono portare in casa, eh? Cioè, l'importante è semplicemente capire che, cioè, avere un'idea di come si muoverà il mercato, o almeno dare una probabilità, e da lì poi si costruisce. Pensi che salirà tanto, puoi comprare una call e poi piano piano spostare i vari stop, le varie profit. C'è anche questa molto interessante, che questa cosa succede, vendi una put, ne vendi alcune put, poi compri le call, quindi più sale, più guadagni, cioè se sta fermo comunque guadagni. Quindi bisogna prima decidere e pensare se le strategie sono... Se io voglio creare una strategia laterale, allora sul laterale troverò le strategie laterali, per esempio come una butterfly. Questa è una strategia laterale, che tra questi due punti guadagna, fuori perde. Ok? Nessuno mi vieta di creare una strategia di lunghissimo periodo, per esempio compro una call sul Bitcoin, ma ogni settimana creo una strategia più piccola che è una butterfly, per esempio a scadenza breve, così penso che si muoverà long nel lungo periodo, ma si muoverà poco nel breve. Capite bene che diventa una scacchiera questa piattaforma, non è più una dama. Ok? Potrei comprare il Bitcoin e fare queste strategie settimanali, per esempio. Oppure penso che invece il mercato si muoverà molto sul Bitcoin, ma non so se su o giù. Benissimo, vado una vendita di una butterfly, la metto un pochino più stretta e mi do l'opportunità che se sta fermo perdo, ma se si muove guadagno. Questa è la piattaforma di Ava, si chiama Sentry Derivatives, che è su Ava Option. Andate su www.avatrade.me.it, ok, qua, e vi registrate con un conto demo gratuito, ok, e scegliete la piattaforma Ava Option. E vi dà l'opportunità di avere, questa è una piattaforma demo, con tutti i dati in tempo reale gratuiti. La cosa bella è che posso fare, cioè la cosa bellissima, uno che è web-based, quindi non devo scaricare niente, ok? Quindi va su Mac, va su, tranne Internet Explorer. Non va. E su Safari fa fatica. Per il resto va su tutto, su Google benissimo. E soprattutto, essendo una piattaforma demo molto performante, potete veramente simulare tante operazioni da fare, eh? Quindi, ripeto, la bellezza del nostro... Ava opzioni sul... No, Pietro, te l'ho detto tre volte. Ha solo le valute per ora. Tutti gli altri non sono ancora attivi. L'abbiamo detto tre volte. Dai, su, fate i bravi. Me l'hai chiesto prima, ti ho detto non ce le ha. Allora, quindi queste sono... Qui trovate delle strategie base, però potete crearne anche mille vostre che volete, ok? Non è detto che dovete fare quello. E allora la domanda è... Sì, ho capito, Mirko, ma perché... giustamente. Ma perché allora non compro il titolo... E metto uno stop loss se è la stessa, se tanto qua, allora, su euro dollaro compro la call e perdo 130. Basterebbe che comprassi l'euro dollaro e se perde 130 metto lo stop loss, no? I babbalozzi cosa mi chiedono? Vabbè.
Qual è la differenza vera tra questo? La differenza è questa, che se io compro il titolo, scende, perdo $130, domanda, che cosa succede normalmente un titolo appena preso lo stop loss? Chiedo a voi, che cosa succede di solito? Supponiamo che Raffaella mette lo... Esatto, se prende, compro euro-dollaro, scende, prende lo stop loss e poi cosa fa? Sale, ritorna su, che guadagni che avrei fatto. Esattamente, è una legge della fisica interfacciata con la legge di Murphy. L'unica legge della fisica, legge di Murphy e della Chiesa anche, che vanno tutte e tre d'accordo. Cioè, che è la teoria dell'evoluzione del trader. Ah sì? Sì, secondo Mirko. C'era quella di Darwin e poi c'è quella di Mirko. Babini, scrivi, compra teoria dell'evoluzione del trader di Mirko. Ok? Quindi... la legge di Murphy dice che quando toccherà lo stop loss poi ripartirà dalla tua parte molto forte e saresti diventato ricco, ma tu non l'avrai fatto. Questa è la legge di Murphy. Quindi, l'opzione ci evita questo problema, perché guardate qua, supponiamo che scende, scende, scende. In un caso avresti preso lo stop loss, nell'altro caso tu hai perso la stessa cifra, ma ti dai l'opportunità che fino all'ultimo giorno, se dovesse tornare su, lui guadagna. È chiaro questa grossissima, importantissima differenza? Quindi, è vero che pago un premio subito? È vero che se il titolo sta fermo in un nell'euro con l'euro-dollaro non mi costerebbe niente se comprassi il sottostante, qua invece perderei se sta fermo? È vero. È vero anche che molte volte prende lo stop e poi riparte. E quindi bisogna valutare un pochino tutte le varie cose. Ok? Andiamo a vedere altre operazioni possibili, come per esempio operazioni che noi facciamo anche abbastanza spesso, come per esempio le strangle, che sono operazioni, come vedete, con una particolarità incredibile, che è quella di dire perde poco in un determinato range, ma qualsiasi cosa faccia, per esempio in un momento in cui il DAX, che è sei mesi, cazzo, tre settimane che è fermo in quella fascia, no? Se io... so che come trader prima o poi uscirà per forza da quella fascia perché non può rimanerci tutta la vita, allora potrei creare, per esempio, un'interessante situazione, per esempio, guardate, la creo qua, vedi, la metto, creo, facciamo finta che qua c'è un canale, creo i guadagni all'uscita di questo canale, per esempio così, perfetto, e mi aspetto che sparerà su o sparerà giù e quindi potrebbe andare nella zona di profit. Però ragazzi, va fatta un minimo di analisi, l'opzione è proprio uno strumento. Cioè, non è che con le opzioni perché le usate guadagnate, no. Le opzioni vi servono per migliorare le probabilità di profitto, ok? Potete anche inserire degli indicatori all'interno di questa piattaforma, per esempio, mettete, non so, un RSI, il SAR, l'ATR, mettete quello che volete, vedete, molto carina. Per esempio, stupidamente, potreste anche decidere di prendere le candele ai Kenashi e usare la strategia semplice che usano... che si può usare e dire, benissimo, appena c'è una candela che nasce nella direzione in cui penso che vada al mercato, compro, vendo, faccio quello che voglio. Ok? Va bene, ragazzi. Avete le idee un po' più chiare sulle opzioni rispetto a quando abbiamo iniziato o vi ho solo confuso le idee? Spero la seconda. No, Davide, devi aprire Ava Option, è un'altra piattaforma. Vai su avatrade.me.it e proprio quando apri il conto ti chiede che tipo di conto vuoi aprire, cioè MT4, MT5, e ti consiglia e guarda Ava Option. Quindi, stasera, ragazzi, vi aspetto tutti alle ore 20:30, giusto? Oh yes. Abbiamo già ordinato anche la cena, la pizza. Abbiamo già ordinato... Però ha scritto la Mirna, veramente. Ah, bravo. Sì, sì. Io invece ho portato le uova. Le uova. Le uova, le uova. Questo webinar, ragazzi, è già su YouTube. Se andate nel nostro canale YouTube, trovi già le registrazioni di questo webinar e puoi riguardarlo interamente. Vi ricordo che questo webinar è sponsorizzato dal nostro partner AvaTrade, ok? avatrade.me.it per aprire il conto, preferisci le uova, vedi? Detto questo, qualcuno ha qualcosa che da chiedermi, vuole fare una chiacchierata con me, gli apro il microfono molto volentieri, anche solo, non so, dubbio amletico. Cioè, avrei una domanda, per chi non riesce a partecipare alla diretta di stasera, verrà caricata su YouTube nei prossimi giorni?
scegli la tua risposta negativa. No, dai, non lo sappiamo ancora, magari lo divideremo, magari sarà sul nostro sito in qualche maniera. Il consiglio è non mancare, cioè a meno che tu abbia un appuntamento galante con Tony Battista. No, lui. Ah, scusa. Non dimmi so. Una bella ragazza. Gabriella Golia. Ma Gabriella. A meno che tu abbia un appuntamento con Gabriella Vaturi. Sì, esatto. No, dai, scherzo. Con l'amica del cuore, no, l'amica del cuore vieni, fagli vedere anche lei Sosnov, che Tony Battista, che è meglio, se invece, dai scherzi, sì, comunque in qualche maniera lo daremo la possibilità di rivederlo, ma partecipate dal vivo perché sicuramente ci saranno delle cose molto belle. Allora, io vi volevo dare appunto, l'idea nostra di fare questo webinar è stata appunto per avere gli stessi concetti che spiega sempre Andrea da una voce diversa, magari, sai, ognuno capisce meglio da una parte o dall'altra. Detto questo, ripeto, qualcuno vuole che gli apro il microfono? Siete tutti timidoni? Patatoni! Siete tutti timidi? Allora, la piattaforma è veramente molto bella. Indipendentemente da tutto, guardatela, cioè inteso, scaricatela anche la versione demo, semplicemente per imparare a utilizzare tutto quello che serve, però almeno fate questo, ok? Va bene, visto che non ci sono domande, io ho finito perfettamente con 3 minuti di anticipo, quindi sono stato di un bravo che la metà basta, però se qualcuno ha qualcosa da chiederci ancora, ripeto, noi siamo qua e via. Il webinar, ripeto, è su YouTube, sul nostro canale di Vantaggio Sleale, iscrivetevi, mettete la campanellina, mettetemi un bel icone a questo webinar, così almeno Ava è contenta che ci abbiamo tanti like e ne facciamo altri. Oggi pomeriggio c'è la diretta, certo, tutti i pomeriggi alle 15:20 facciamo sempre la diretta, così. Niente. Detto questo, ragazzi, vi auguro una buona giornata e se non c'è nient'altro che mi dovete chiedere, io vi saluto e ci sentiamo pomeriggio alle 15:20, stasera con l'evento Testi Trade e domani 15:20, sempre uguale con l'apertura di Wall Street, e pomeriggio abbiamo l'evento con WeBank in cui vi consiglio di registrarvi. Ciao ragazzi e buona giornata a tutti.